il perdono. Penso alle persone che non riescono a perdonare in vita. Lo fanno quando la vita la perdono. Per trovarla bisogna perderla, la vita. Così come per perdonare bisogna dimenticare i debiti e i crediti, le ferite, le delusioni, le occasioni perdute, guardare il passato senza troppi rimpianti, lasciare andare i vivi e i morti per la loro strada. Per perdonare bisogna morire su una croce, come fece il Nazareno, che bevve dal calice il sangue degli uomini, lo bevve d'un fiato e solo dopo perdonò loro, perché non sapevano ciò che facevano.